Che palle di nuovo. Ma dov'è Violangela? Affrontare Gigio non bastava. Ehi, man, non mi sembra l'ora di battere la fiacca. Posso ancora sorridere. A proposito, dov'è Iseroni? Ho un brutto presentimento. Fred. Ma Harley dov'è? E Rob? Anch'io sono stato separato dal Duce, dai miei compagni e da Sofia. Penso sia un modo per indebolirci. Anche se fosse, cosa può fare contro tutti noi? Si vede che non lo conosci. Merda, abbiamo perso Veronica. Era una trappola. Ma chi abbiamo qui? Sherlock Holmes? Alessio? Wow, tutto questo viaggiare mi ha scombinato lo stomaco. Zitto, mongoloide. Adesso parliamo di cose importanti. Se siete qui è perché avete sconfitto le gemme, che sono stornate sotto forma di pietre. Ragazzi, tirate fuori le gemme. Io ho questa, è la gemma di Marco. Ma da quanto ho capito era divisa in due parti. L'altra metà c'era il nostro compagno. Noi abbiamo combattuto contro la gemma dell'anima, ma proprio la stessa è riuscita a separarsi dei nostri poteri. Ed è tornato ad essere umano. E ora conserva lui la gemma, ma lui non è qui. Io ho combattuto contro un dannato topo, quindi... Io, previa! Non mi tocca! Ok, bandieruola, ok. Ma in tutto questo Sergi dov'è? Chissà dov'è. Stava combattendo con nostro padre. Intanto ho tenuto la gemma nel lamento, ora tutti abbiamo due gemme e mezzo. Sì, ma tu piuttosto chi sei? Storia lunga, non mi va di raccontare, vi basti sapere che io e Fred siamo delle vecchie conoscenze. Io ho un frammento della gemma alla realtà, l'altra metà ce l'ha il grezzo. Mio marito probabilmente ha Previaz con sé. Come marito? Sì, Alessio. Ok, mi sa che ci sono tante cose che non sappiamo su di lui. Quindi tutto qui? Considerando che io sia la gemma e che Iseruni ne abbia solo una metà, abbiamo una gemma e mezzo. Quello che dobbiamo fare è... Rimanete qui e difendete le gemme. Scappare difendendo le gemme con tutte le nostre forze. Se Fred dovesse mettere mano su tutte quante le gemme... Moriremo! Noi però abbiamo un vantaggio. E io ho un piano. Cioè, l'inizio di un piano, però ho un piano. Lo attireremo, lo bloccheremo e lo uccideremo. Che cazzo fai, bro? Sbadigli mentre spiego il piano definitivo? Eh? Eh? Ho smesso di ascoltare da quando hai detto un piano. Ok, Chip Skylark, torna a cantare su i due fantagenitori. Fare i piani non è nel suo repertorio. Direi. E quale sarebbe il suo repertorio? Sorridere e sorridere. Esatto. Ora tutto lo fai. Fratelli, dobbiamo coalizzarci. Anche perché un approccio impavido non basterebbe. Sì. Ma fra, io non sono impavida, sono ottimista. E il piano non mi dispiace. A parte che fa schifo, al piano ci penso io, così diventerà un ottimo piano. E allora cosa stavi pensando, Miss Falce e Martello? I giovani di oggi, impertinenti. Guarda che probabilmente sono più vecchi di te. Io sono Ugoberto Alfassio Grimaldi. Il leggendario partigiano. Sì! Sono proprio io. Scusate, il vostro amico si comporta spesso così. Previaz, tutto bene? Sei tornato? Tutto ok? Ma che è successo? Ho dato un'occhiata a tutti i futuri possibili. E tutti i risultati della prossima battaglia. Quanti ne hai visti? 14.605.000. Avevi vinto qualcosa? Soltanto 3. Tu, che ci fai qui con la gemma dell'anima? Ho rinunciato ai miei poteri e adesso voglio tornare a essere un uomo libero. Libero? E dove sono gli altri? Sono liberi anche loro, li ho lasciati andare. Lasciate andare? Non mi ti ricordavo così disobbediente. Io non mi sento più obbligato a lavorare per te. Non mi risulta che tu abbia altra scelta. Sei pronto a morire? Avanti, fare il tuo meglio. Lascia!
Lasciami! 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 E lasciami! Santini! Io vedo che mi ha portato la mare di Sergi come richiesto, visto Rob? Chiudi il becco! Sì, maestro, sono completamente fedele a te e al tuo potere. Le tue parole mi scalano il cuore. Come ultima prova, prendi la gemma e uccidi Rob. Ok, padrone. Prima che adempia il mio compito, fatti ringraziare ancora per tutto. Adesso la tua ammirazione sta diventando un po' imbarazzante. No, dai, mi sembra il minimo. Lascia che ricambi il mio favore. L'hai preso per uno stupido? Pensi che non ti controlli? Io so tutto di lui. Maledetto! Maledetto! Temo che dobbiate scegliere le vostre mosse con più cautela. Santini! Tu non sarai mai un dio! Senza un sacrificio, sembra che non potrò utilizzare il suo potere per ora. Troverò un modo. Nessuna via di scampo per voi due. Questa sala esploderà non appena me ne andrò. È stato bello lavorare con voi. Figlio di una Fred, non puoi farci questo. Posso invece. Sembra che questa sia la nostra fine. Forse per noi, ma il team YouTuber ce la farà. Lo spero. Io e Sofia andremo da questa parte. Voi altri andate per i cazzi vostri. Non mi sembra un piano molto organizzato. Non dovremmo essere uniti? Meno siamo, e più difficile sarà che ci trovi. Se è così forte come dicono, dubito che sarà facile scappare ora. Forse hai ragione, ma hai sentito il capo. E da quando sarebbe anche il mio capo? Da quando senza il mio aiuto voi morireste. Cioè mai. Ma come ti permetti? Non mi sembra il momento migliore per litigare. Bando alle ciance, ragazzi. Io, Sofia e i Mancini andremo di là. E noi tre rimaniamo qui? Esattamente. Imbecille. Meglio una che niente. Avanti, non ponete resistenza. Zitto. Fermo. Voi. Era debole. È gioia quella che ha aperto, ragazzi. Il mio cuore sapeva che a voi non sarebbe fregato nulla della mia misericordia, ma non se ne è mai certi. Spesso la realtà è deludente. Ora la realtà potrà essere tutto quello che voglio, o quasi. Cosa vuoi? Io voglio solo vivere in pace con mio marito. Non ci contare, ma dimmi, chi è tuo marito? Non te ne deve fregare. Fredde! Lasciala andare. No, almeno tu salvati. Ho detto lasciala andare. Oh, il fidanzatino. No, puoi considerarmi un samurai maledetto che parla giapponese quando dorme. Lasciala andare. No, veramente è un altro il mio ragazzo. Dici che non me ne deve fregare, ma se continui così sembra che noi ci facciamo gli affari tuoi. Hai ragione, ma comunque ti farò saltare in aria con la lurida testa che ti trovi attaccata al collo. No, tu devi pensare a te stesso. Oh no, ti aspetti troppo da lui. Samurai, se vuoi fare l'eroe fino in fondo, fallo.
fratello! Roberto, se non dovessi farcela, sappi che ti amo. Oh, quindi adesso è il tuo ragazzetto. Oh no, ho sbagliato mira. Rimanete lì, mentre il destino si abbatte su di voi. Però, sei veloce. È stato tutto inutile, samurai. Già, a quanto pare sei rimasto solo. Immagino che anche tu mi abbia tradito. Mm-hmm. Non mi sarei mai aspettato così tanti tradimenti. Tuttavia, stai per adempiere la tua missione in ogni caso. Dovrebbe dispiacerti, in fondo avremmo dovuto governare insieme. Cosa? Ma lì non è Fred. Governato insieme? Tu sei solo uno strumento. Avresti reso le cose solo più difficili. Dove ti ha portato questa insubordinazione? Fammi indovinare. Davanti a te? Davanti a Dio. Adesso che siamo insieme, lascia che ti parli di me. La mia città era bellissima. Però era come tutte le altre. Troppe bocche, troppa criminalità. E rischiando l'estinzione ho offerto una soluzione. Il tuo dominio? No. Genocidio. Cosa? Non avevi mai parlato di uccidere innocenti? Un genocidio che potesse uccidere tutti gli esseri viventi utilizzando le vostre gemme. Mi diedero del folle e così uccisi e imprigionai tutti coloro che mi ostacolarono. Nel corso degli anni decisi di dare più fiducia agli esseri umani, creando il progetto YouTubeman, che mi avrebbe permesso di controllare il pianeta con le gemme di tutti gli uomini. Complimenti. Sei un visionario. Sono un sopravvissuto. Che vuole uccidere miliardi di persone. Ora che il progetto YouTubeman si è rivelato un fallimento, ho deciso di agire da solo. Con le sei gemme smetterebbero tutti di esistere. Mi basterebbe uno schiocco. Questa la chiamo pietà. Bene, e poi? Infine mi riposerò e guarderò il sole su un universo grato. Le scelte più difficili richiede una volontà più forte. Scoprirai che la nostra volontà eguaglia alla tua. Vostra. È stato un gioco da ragazzi. Sì, sento scopero quello di farmi incazzare! Voglio difendermi! Editto tu! Porco diavolo! Dobbiamo prendergli il guanto! Pugno di Benjamin! Cazzotto di Benjamin! Calcio di Benjamin! Microbo, farà la stessa fine di Violangela! È vero, stava... Bene, Grezzo. Ti ammazzo, porco! Avanti, dammi la gemma. Ma... Shock temporale! Finalmente il mio vero corpo! Questo è il suo vero corpo. Ho usato quel vecchio corpo per nascondere la mia vera identità. Corda di Benjamin! Oh.
Dai, continuate a tenerlo così. Vai presto, lui è molto forte. Ok, ricevuto. Pensavo fosse più difficile. Ora non sei tanto forte. Cosa hai fatto agli altri? La mia Veronica. Basta con le stronzate, dimmi cosa hai fatto agli altri. Lui è preso dall'angoscia. Bene allora. È triste. Per cosa è triste questo mostro? Penso per me. Cosa? Lui mi amava, mi voleva a tutti i costi. Per questo mi ha trasformato in marionetta. Sì, sì, vero, non ci frega un cazzo. Adesso aiutaci a sfilare sto cazzo di guanto. Dai, Wayu, che ce l'avevamo quasi fatta, dai, aie! Dai, girl, che ce l'abbiamo quasi fatta! Però, tu mi prendi per il culo, bastardo. Come ti aspetti che ricambio il tuo amore dopo quello che mi hai fatto? Ho dovuto! Non dovevi, non dovevi, non dovevi! Tu, tu! No! Dai, man! Oddio! Con gli spettacoli scenici vai all'inferno. Mazzo! Mazzo! Vuoi fare il duro con me? Tu devi essere Mazzo Diabol Jumble. Basta ballare. Certo che da vicino sei bruttino. Disse il pinguino. Editto temporale! E tu usi il tempo o meno, conta poco. Nessuno può sfuggire dal destino che è stato scelto. Non cambierà il fatto? Che sarete distrutti. Ormai il vostro destino è stato deciso. No! Ok, allora. Sentire un altro meteorite finisce male. Twitchman! Ah, ti ricordi? Certo, ho lavorato personalmente al tuo fallimento. Quello che ha fallito. Sei tu. Avanti! Tanta fatica per una goccia di sangue. Ti rispetto, Twitchman. Alla fine i tuoi sforzi non sono serviti a niente. E la cosa bella è che nessuno si ricorderà di voi. Sorriso supremo! Benjamin! Vuoi portarmi via mio figlio?
Non so nemmeno chi tu sia. Lo saprai. Altri meteoriti. No! Aspetta! Risparmialo! Basta! Mi arrendo. Ti darò il mio potere. Niente trucchetti. No! Perché? Perché lo hai fatto? Ora siamo a fine partita, Twitch. Non c'è altro modo. Ne mancano solo tre. Come promesso, vi risparmierò. Ma Veronica, vieni con me. Non possiamo fargliela passare liscia. Chi ha le forze per combattere ancora? Ci sono io. Andiamo. Veronica, è il momento di darmi la gemma per il bene del mondo. Sai perché ci troviamo qui? La gemma dell'anima mi chiede un gran prezzo da pagare e io sono disposto a pagarlo. Quello che cerco è davanti a me, come anche quello che temo. Cosa? Il prezzo. L'anima occupa un posto importante tra le gemme dell'infinito. Possiamo dire che abbia una certa saggezza, come che chi la detiene deve fare un certo sacrificio. Di cosa? Di rinunciare a ciò che ha. Un'anima per un'anima. Per tutta la vita ho sognato un momento in cui saresti stato punito. Venivo continuamente delusa. Ma ora tu uccidi e torturi. E la chiami pietà. Ora l'universo ti ha giudicato. Hai chiesto una ricompensa e ti ha detto no. Hai fallito. E lo sai perché? Perché tu non ami niente e nessuno. No. Davvero, lacrime. No, questo non è amore. Levati la maschera. Ho già ignorato il mio destino una volta. Non lo farò una seconda per te. Mi dispiace, piccolo. Thank you.
ne manca una. Che succede? Lui è qui. Tutti in posizione. Fred in arrivo. E che diavolo. Ragazzi, è lui. Occhi aperti, state in guardia. Sofia, ci siamo. Devi farlo. No! Loro non possono fermarlo, ma noi sì. Guardami, tu hai il potere di YouTube e puoi distruggere la gemma. No! Devi farlo, Sofia, ti prego. Non abbiamo molto tempo. Non posso. Sì che puoi. Se prende la gemma, tutto l'universo sparirà. Non dovresti farlo tu. È ingiusto. So che non mi faresti del male. Io ti voglio bene. Non toccare Cossi! Zito! Allora non sei inutile! Capisco, piccola Sofia. Meglio di chiunque altro. Non potresti. Tu non puoi capire cosa ho perso oggi. Non è tempo di rivedersi. Ora è il tempo. Non c'è più. Dopo le voglio.
Te l'avevo detto. Saresti morto per questo. Avresti dovuto mirare alla testa. Veronica. Lo hai fatto? Sì. Quanto ti ha costato? Tutto. Che cosa hai fatto? Cosa? Ma dove è finito? Ehi! Ragazzi, non è un buon posto per voi. Oddio. Addio ragazzi. Saremo compagni per la vita e oltre. Calma ragazzi, calma. Oh mio Dio. No, mamma. Noi siamo rimasti soli. Grezzo, mi sento. Stai bene, stai bene. Non so che mi succede. Non voglio morire, non voglio morire, grezzo. Mi dispiace. Ora sono solo. Alla fine l'ha fatto. Allora, torna all'inizio, all'impata. Mi sento strana. Anche io. Ragazzi, che avete? Non lo so. Cari Wasube, usicchio tutta. Oh no, Ugoberto, lo sto perdendo. Non sei l'unica persona che sta perdendo qualcosa qui. Addio ragazzi.